Negli anni 70, se si voleva essere aggiornati su tutto ciò che era alla moda e di tendenza, non si doveva fare una ricerca su Google, ma si doveva guardare cosa stava facendo David Bowie, il quale un bel giorno decise di acquistare una Mercedes 190 con la quale sfrecciare in giro per le strade di Los Angeles suonando a tutto volume il superotto dell'album Autobahn, di quelli che a suo dire erano diventati il suo gruppo preferito, ovvero i tedeschi Kraftwerk. La scena tedesca degli anni 70 era molto florida e in breve diventò di ispirazione per il Duca Bianco, il quale nel 1976 con l'album Station to Station cominciò a introdurre nella sua musica elementi tipici del krautrock. Tra gli artisti da lui stimati vi erano, oltre i già citati Kraftwerk, gruppi come i Faust, i Ken, i Tangerine Dream e i Noi. Dal lato personale, tra il 76 e il 77, Bowie stava attraversando un periodo molto buio, fatto di eccessi e soprattutto da una grande dipendenza della cocaina. Le persone a lui più vicine, come Elton John e Iggy Pop, raccontano come David fosse un elevato rischio suicidio, motivo per cui l'artista decise che era arrivato il momento di cambiare aria e si trasferì a Berlino. Qui, ispirato dalla città, attingerà a piene mani da quanto di buono c'era nella scena musicale tedesca e realizzerà quella che è passata alla storia come la trilogia berlinese, che nello specifico è composta dagli album Low, Heroes e Lodger. Ad onor di cronaca, solo il secondo dei tre è stato interamente registrato a Berlino ed è sulla sua title track che ci concentriamo adesso. Le registrazioni si svolgono negli studi Hansa, situati al civico 1913 della Kottnerstrasse, a pochi metri dalla linea divisoria del muro, che separava non solo una città, ma un intero mondo. E questo era il luogo perfetto per infiammare l'immaginazione di Bowie, il quale si trovava a lavorare con il fidato Tony Visconti e con Brian Eno, che aveva partecipato poco alle lavorazioni del precedente Low, ma che era ormai ben inserito nella compagine. Eno era rimasto molto colpito dal modo di lavorare e dalla velocità di David, il quale spesso e volentieri riusciva a chiudere i pezzi già alla prima take. Heroes è uno dei primi pezzi che viene registrato, ma inizialmente il brano è interamente strumentale, e per la sua maestosità si decide momentaneamente di intitolarlo Hero, in omaggio a una canzone del gruppo Noi, che piaceva particolarmente a Bowie, Visconti e Eno. Hero dei Noi è contenuta nel loro lavoro omonimo del 1975 ed è a tutti gli effetti un brano il cui testo è incentrato su un personaggio che potremmo definire punk prima del punk. Musicalmente le sonorità ruvide e i tipici ritmi in quattro quarti soprannominati Motorik dalla stampa si fondono con i sintetizzatori eteri di Michael Rutter. Vi consiglio di ascoltare questo brano, motivo per cui vi lascio il link in descrizione. Tornando a Bowie, le lavorazioni del disco vanno avanti e il testo non viene sviluppato fino a quando un giorno dalla finestra degli studi di registrazione l'artista osserva un uomo e una donna che si baciano e si abbracciano, come dice il testo della canzone, sotto il muro. Così l'artista immagina una storia e costruisce il testo dove i protagonisti vengono inquadrati come degli eroi. Molto più tardi David racconterà come quella donna e quell'uomo da lui osservati non erano altri che la vocalist Antonia Mass e Tony Visconti, che all'epoca era sposato e non con la tedesca Mass. A questo punto, per ultimare e impreziosire ulteriormente la parte strumentale del brano, viene chiamato il chitarrista amico di Brian Eno, Robert Fripp, che giunto con un volo da New York a Berlino si mise subito al lavoro, incidendo alcune frasi con la chitarra utilizzando una tecnica che più tardi verrà chiamata Frippertronics. Il suono ottenuto è molto particolare e caratterizza gli iconici riff del pezzo, che si possono ascoltare in apertura, durante il ritornello e alla fine dello stesso.
Su questa tecnica magari un giorno dedicherò un video a parte. Se siete interessati, lasciatemi un commento sotto questo video. Il brano era a questo punto pronto e si decise di variare leggermente il titolo in Heroes, aggiungendo le virgolette per dare un tono ironico alla parola eroi, che diversamente sarebbe potuta risultare troppo pomposa e trionfalistica. C'è anche da dire una cosa, che rimase un omaggio al gruppo tedesco dei Noi. Infatti, se andiamo a guardare la tracklist dell'album, notiamo come il penultimo brano si intitola Noi Koln. È uno strumentale che ricorda in buona parte la produzione del gruppo tedesco. Nonostante alla lunga la storia abbia dato ragione a Bowie, rendendo Heroes uno dei suoi brani più famosi e apprezzati, al momento del lancio si rivelò un disastro commerciale, piazzandosi solo al 24° posto della classifica americana. Dello stesso furono realizzate una versione in francese e una in tedesco, che ottennero un certo successo nei rispettivi paesi e che oggi ne fanno la felicità dei collezionisti. Alla morte di Bowie, il governo tedesco lo ha ringraziato per aver contribuito attraverso il brano ad abbattere il muro e aggiungendo come lo stesso adesso si trovi nel Pantheon degli eroi. E voi conoscevate la storia dietro a questo brano? Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un mi piace o meglio ancora iscrivervi al canale per non perdervi altre curiosità, altre spigolature sonore. Alla prossima, ciao!